那妥吗？兄弟，俺觉得准备继续扫码的大队，旁边电视面给继续听，给不听？那搞不了肯定要的，是啥？俺这里继续考虑下排排给，俺是叫这边这些人不去，找个位呗。当然是，专门也国宝看的拍拍给，中国人看的拍拍给档案子，专门拿来连接的。俺当然星期，就查那么久呢，信息难给，给你不出来，给你吧，俺出去那不，俺查不着的呀，俺他妈，我刚不上学去，甚至学都行。那责任的嘞呀，这准备继续地搞不了，那卡上汤不，还是给是忙不穷不嘞？那送去了花的钱那样啊，干用是去给是忙不穷不嘞？那第六三呢，卡些送不赢呐，那老种团队嘛，先拿死，然后卡些给送了，就第三那的数据嘛，先拿死。Benvenuti al primo giorno di insegnamenti da parte di Sua Santità, il 17° Karmapa, Urgen Trinne Dorje, sul tema del 50 Verses on the Guru, un testo di 50 versi dedicato al tema del Guru, e fa parte dell'ottavo Arya Chema, cioè degli insegnamenti di primavera dedicati alle monache, insegnamenti di Dharma dedicati alle monache. Sensei, I'd like to offer my greetings to Drupen Desha Rinpoche, as well as all of the nuns who have come from our Kagyu nunneries. Quindi vorrei dare i miei saluti a Drupen Desha Rinpoche assieme a tutte le monache che vengono dai vari monasteri, dai vari conventi Kagyu e non solo. As well as everyone else who is, all the other Sangha members who are watching over the webcast, the monks and nuns. E a tutti i lama, e a tutti i monaci e le monache che ci seguono via web o che vengono dagli altri monasteri. Quindi i miei più sinceri e calorosi auguri a voi tutti e mi auguro che tutti voi stiate bene. Abbiamo avuto diverse discussioni riguardo a quali insegnamenti dare durante questa sessione di insegnamenti di primavera e qualcuno diceva che bisognerebbe dare degli insegnamenti sui 7 punti del training mentale, qualcun altro suggeriva di dare insegnamenti sulle 37 pratiche del Bodhisattva e qualcun altro ancora sul prezioso ornamento di liberazione di Gampopa. Dopo aver discusso insieme su quali insegnamenti scegliere, il mio pensiero era quello di dare questi insegnamenti sui 50 versi dedicati al tema del guru e alla fine abbiamo convenuto che questo era l'insegnamento migliore da dare. Il titolo di questo testo, i 50 versi dedicati al guru, il titolo stesso ci spiega già di che cosa si tratta. C'è un testo da parte di Jetsun Drapa Jalsen, Elucidation of the 50 Verses on the Guru, cioè un testo che spiega i 50 versi dedicati al guru e in questo testo Drapa Jalsen dice che il titolo stesso ci dà indicazioni sul contenuto, perché il contenuto riguarda come rapportarsi al guru, al maestro spirituale, e il testo è composto da 50 versi, quindi già il titolo in sé ci dice il contenuto del testo che andremo a studiare insieme.
Quindi il tema è quello di come approcciarsi, come rapportarsi al guru, come seguire il guru, il maestro spirituale, e in modo particolare come seguire il maestro spirituale nel contesto del Vajrayana. Questo è il tema principale di questo testo. Quindi questo testo riguarda la connessione fra maestro e discepolo nel contesto del Vajrayana, degli insegnamenti Vajrayana. Per esempio, come devono essere ricevuti gli insegnamenti, come ci si deve comportare durante le iniziazioni, come ricevere l'iniziazione, quindi all'interno di un contesto Vajrayana. Quindi, come rapportarsi con il guru, e siccome questo testo è composto da 50 stanze, 50 versi, allora il titolo del testo è 50 versi che riguardano il rapporto con il guru. Quindi guru è un termine sanscrito, la traduzione in tibetano è lama, e quindi adesso andiamo a vedere il significato di questo termine, che cosa significa guru e il termine tibetano che si riferisce a questo, che è lama. Ci sono diversi significati del termine sanscrito guru, e uno di questi significati è qualcosa che, come dire, di peso, che ha un certo peso, quindi qualcosa che ha un certo valore, un certo spessore. Quindi il guru è qualcuno che, come dire, è carico di qualità. Quindi ricevere il titolo di guru non è sufficiente, la cosa essenziale è quella di avere, come dire, questo peso, queste qualità, e quindi il titolo deve essere corrispondente alle qualità, che il titolo stesso richiama. Quindi non importa se siamo in un contesto di sutra o di tantra, in tutti i testi è detto che il guru, il maestro spirituale, deve avere queste qualità, deve avere appunto le qualità del guru. Quindi la prima cosa da fare, se siamo alla ricerca di un maestro spirituale, o abbiamo deciso di scegliere di trovare un maestro spirituale, dobbiamo scegliere, trovare qualcuno che abbia questo spessore, queste qualità. Questo è fondamentale, questa è la prima cosa da fare. Una volta scelto il guru, oppure trovato il maestro spirituale, la cosa importante è seguire i suoi consigli attraverso la nostra mente, quindi i nostri pensieri, attraverso le nostre azioni, il nostro comportamento. Quindi la cosa più importante, una volta scelto e trovato il maestro, è la motivazione con cui noi entriamo in relazione con il guru. C'è un detto nella tradizione cinese che dice: se all'inizio noi siamo fuori misura di qualche centimetro, ora della fine del percorso siamo fuori di parecchi chilometri. E questo per dire che bisogna avere la corretta motivazione nel rapporto con il guru, con il maestro spirituale. Quindi se all'inizio noi facciamo degli errori, oppure abbiamo una motivazione errata, allora a mano che si procede, oppure verso la fine del percorso, questi errori si moltiplicheranno sempre di più. Quindi è importante sin dall'inizio avere una corretta motivazione, avere la consapevolezza della corretta motivazione. Ora, qualcuno, quando cerca il guru, il maestro spirituale, può pensare, può avere un pensiero del tipo: beh, devo scegliere qualcuno che sia famoso, qualcuno che abbia tanti studenti, qualcuno che sia, come dire, che abbia un certo carisma, e quindi noi andiamo alla ricerca di qualcuno, di questo tipo, perché pensiamo che questo sia il guru migliore. Questa ovviamente non è una buona motivazione, e quindi se la nostra motivazione non è corretta, non è autentica,
Quello che può accadere è che quando seguiamo un maestro con questa motivazione possiamo incontrare ostacoli, possiamo avere difficoltà nel sentiero. Quindi, ancora una volta, Sua Santità il Karmapa enfatizza il portare l'attenzione a quella che deve essere la corretta motivazione nel seguire il maestro, il guru. Ci sono persone che si lamentano del fatto che hanno incontrato dei maestri che non sono dei bravi maestri o dei maestri autentici o dei guru autentici o che incontrano solamente il guru sbagliato. Allora bisogna chiedersi qual è la nostra motivazione. Non possiamo sempre dare la colpa agli altri. E quindi ritornando alla nostra motivazione, noi dobbiamo riflettere se la nostra motivazione è autentica oppure se è in un qualche modo inquinata da questo pensiero, devo trovare un maestro famoso, devo trovare un maestro che abbia carisma, che sia bello, che sia appariscente, che abbia queste qualità superficiali. E se noi abbiamo questa motivazione, ovviamente non è la motivazione corretta e quindi dobbiamo ancora una volta ritornare a chiederci qual è la nostra motivazione e se abbiamo una motivazione autentica nella ricerca del maestro spirituale. Sua Santità il Karmapa ribadisce questo punto, cioè anche se abbiamo solamente un po' di attaccamento nei confronti di questi pensieri o di questi atteggiamenti. Voglio un guru che sia famoso, voglio un guru che sia appariscente, che abbia carisma. Quindi anche se è un piccolo vizio, un piccolo errore, come nel detto precedente, se all'inizio noi sbagliamo di misura di qualche centimetro, quindi alla fine del percorso possiamo ritrovarci di aver sbagliato per molti chilometri. Quindi soprattutto all'inizio è importante essere consapevoli di qual è la corretta motivazione nel trovare un buon lama, un buon maestro spirituale. Per esempio, se noi dobbiamo comprare qualcosa di semplice, che ha poco valore, che costa un euro, un dollaro, allora, come dire, non prestiamo molta attenzione, lo compriamo e basta senza pensarci troppo. Se invece dobbiamo comprare qualcosa che costa 100.000 euro, 100.000 dollari, allora, come dire, prestiamo più attenzione, prendiamo questo oggetto e lo guardiamo da un lato, dall'altro, testiamo la qualità di quello che stiamo comprando, ci pensiamo bene. Devo proprio comprarlo? È utile comprarlo oppure no? Quindi investiamo più energia, più attenzione, stiamo più attenti a quello che stiamo per comprare. E questo è un po' l'atteggiamento che noi dovremmo avere nei confronti della scelta della guida spirituale. Tutta la nostra pratica spirituale in realtà dipende da questa prima scelta. La scelta di un buon maestro, di un maestro autentico, condiziona tutta la pratica che noi faremo in un secondo momento, sotto la sua guida, ed è qualcosa che scegliamo non solo per questa vita, ma, anche per il futuro. E in realtà, se guardiamo bene, non c'è nulla che sia più importante del proprio sentiero spirituale, quindi a maggior ragione dovremmo investire più attenzione, dovremmo prestare molta attenzione alla scelta del vero maestro e anche al prestare attenzione alla nostra motivazione, la nostra motivazione che deve essere corretta, autentica, genuina, non contaminata da pensieri come quelli dell'attaccamento nei confronti di una, come dire, delle apparenze del guru. E qui dovremmo essere molto attenti anche alla differenza fra i concetti e l'atteggiamento. Noi possiamo a parole dire sì, devo stare più attento, devo essere consapevole della motivazione, devo scegliere un guru autentico, però un conto sono le parole, un conto è, come dire, l'attenzione vera che noi poniamo in questa direzione, l'energia che noi investiamo, la consapevolezza che dovremmo avere nel compiere questa scelta. Ecco, la differenza è
è sostanziale. Ancora una volta, Sua Santità il Karmapa enfatizza, come dire, l'importanza di questa scelta, la scelta del maestro autentico e la nostra motivazione nella scelta e anche nei confronti del maestro. Seguire il maestro, in realtà è una delle cose più importanti della nostra vita, anzi è la cosa, veramente la cosa più importante della nostra vita. And if we then kind of ignore. Quindi, una volta che noi prestiamo la massima attenzione in questa direzione, nei confronti della scelta del maestro, del guru e anche la motivazione con la quale seguiamo i suoi insegnamenti, i suoi consigli, allora se noi investiamo correttamente le nostre energie in questa direzione, allora sarà garantito il risultato. Quindi, Sua Santità, il diciassettesimo Karmapa Urgen Tile Dorje, dice: questo è il motivo per cui ho scelto, durante questi insegnamenti dell'Aryacema di primavera, ho scelto di utilizzare questo testo per i nostri insegnamenti di Dharma. Tenendo conto che non importa se si tratta di Mahayana o Vajrayana, questo tema è estremamente importante. In modo particolare nei testi è detto che sia le siddhi relative che quelle ultime dipendono dal guru e quindi è importante scegliere un maestro autentico che abbia le qualità necessarie per compiere, rivestire il ruolo di guru, di maestro spirituale. Inoltre, questo è il motivo per cui tutti i grandi maestri del passato hanno insegnato questo testo, questi 50 versi sul tema del guru, perché in realtà questa è la base, veramente la base più importante della nostra pratica di Dharma. E oltre a questo, l'altro testo che viene insegnato è quello che riguarda i 14 errori, le 14 cadute, rotture del Samaya. Questo per ciò che riguarda il rapporto con il maestro spirituale. In generale possiamo dire che per il Vajrayana è fondamentale lo studio di questo testo e che rappresenta il fondamento della pratica di tutto il nostro Dharma. Un altro punto importante, diceva Sua Santità il Karmapa, che per quanto riguarda il rapporto con la scelta del maestro, il rapporto con il maestro, nella tradizione tibetana o per i tibetani è più semplice perché sono cresciuti o crescono in un ambiente, in un environment che è abbastanza abituato a questo, quindi diciamo che è un ambiente più sano. Per quanto riguarda invece noi occidentali oppure per i cinesi, non è qualcosa di così assodato e quindi a maggior ragione c'è la possibilità di fraintendimenti o c'è la possibilità per qualcuno di dare insegnamenti che non sono corretti o che non sono completi e quindi magari il rapporto con il guru è un rapporto falsato da questo e può diventare un rapporto di controllo oppure addirittura di abuso nei confronti degli allievi, dei discepoli. E quindi a maggior ragione è importante lo studio di questo testo per capire quali sono le qualità di un vero maestro e anche il corretto rapporto fra maestro e discepolo, e discepoli.
Qualcuno, per esempio, dice: ah, devi fare assolutamente tutto quello che dice il maestro, devi assolutamente seguire tutto quello che dice il maestro, e a volte questo può essere utilizzato come metodo di controllo oppure come metodo di abuso. Se le istruzioni vengono date in modo errato, se il maestro non è un maestro autentico, c'è anche questa possibilità di grave fraintendimento. Francamente, devo dirvi che mi trovo un po' in difficoltà nel dare questi insegnamenti, proprio a causa di questi fraintendimenti. Ho pensato molto riguardo a se questo sia opportuno o meno, ma siccome le persone a cui questi insegnamenti sono rivolti sono principalmente i monaci e le monache che fanno parte, che seguono questi insegnamenti dell'Aryacema, questi insegnamenti di primavera, allora mi sento, come dire, autorizzato a dare questi insegnamenti e penso che questo sia di primaria importanza. Il Karmapa a questo punto dice, devo chiarire alcune cose e in modo particolare la mia motivazione nel dare questi insegnamenti è la seguente. Siccome la gran parte delle persone che seguono questi insegnamenti sono monaci e monache, devoti al Dharma, allora mi sento, come dire, a mio agio nel dare questi insegnamenti. Oltre, ai monaci e alle monache, ci sono anche, studenti, allievi cinesi occidentali che hanno una fede e una devozione autentica. E questo, e quindi mi sento, autorizzato a dare questi insegnamenti, mi sento a mio agio anche come forma di protezione nei confronti di insegnamenti che altri maestri possono dare, che sono incompleti o che sono errati. Quindi se io insegnerò questo in modo completo, autentico, con la corretta motivazione, allora questo può servire anche come protezione nei confronti di questi allievi che hanno una motivazione autentica, sincera, genuina. E poi devo dire un'altra cosa, che mi trovo imbarazzato, mi trovo a disagio, perché io ho ricevuto il titolo di guru e quindi mi sento un po' a disagio nel parlare di questo, perché qualcuno può pensare che, ah, lui dice queste cose, lui è un guru e quindi bisogna avere questo atteggiamento di rispetto nei suoi confronti. Tutto questo è imbarazzante, come dire, lo sento questo imbarazzo, ma siccome mi trovo in questa posizione, lo devo fare nella tradizione tibetana, se tu devi insegnare, non è che puoi tirarti indietro, anche se questo crea imbarazzo, anche se questo crea disagio. Questo è un po' l'essenza della nostra tradizione e Sua Santità il Karmapa ribadisce. Questa è la mia motivazione è una motivazione autentica ed è quella di essere di beneficio alle persone, ai monaci, alle monache, agli studenti occidentali e cinesi che hanno una fede autentica nel Dharma e quindi se daremo gli insegnamenti in modo completo, questo sicuramente li può aiutare, può anche essere una forma di protezione per il futuro. Nella tradizione tibetana non importa se qualcosa ti mette a disagio oppure meno, ma se devi insegnarlo, lo devi insegnare, qualcuno lo deve fare questo. Quindi a causa di questo non ho altra scelta, ma devo dare questi insegnamenti. Quindi anche questo andava detto, e questo era, come dire, ciò che riguardava l'introduzione, ora passiamo al testo. Per quanto riguarda il testo in sé, ci sono tre traduzioni. C'è una traduzione che viene dal sanscrito, c'è una traduzione che viene dal cinese, c'è una traduzione che viene dal tibetano. Parleremo della traduzione sanscrita in un secondo luogo e partiremo ora analizzando la traduzione in cinese. Per quanto riguarda il testo cinese, fa parte del Taisho Tripitaka
E all'interno di questa raccolta il numero del testo, il numero con cui viene, questo testo viene catalogato è 1687. E l'autore che viene citato è Aspagoscia. Il traduttore di questo testo ha un nome cinese che si chiama Master Ri Chang. E se noi lo traduciamo in sanscrito, il suo nome sarebbe Ravi Kirti. Quindi il traduttore della versione cinese dei 50 versi dedicati al rapporto maestro-discepolo si chiamava Master Ri Chang, Ravi Kirti in sanscrito. E lui era un acharya che veniva dalla zona centrale dell'India ed è arrivato nel sesto anno del regno dell'imperatore Sung, è arrivato in Cina. Quindi stiamo parlando del 1046 d.C. È arrivato nella capitale di Banjiajin, se ho capito bene, che era la capitale della Cina a quell'epoca. E l'imperatore della Cina gli ha dato il titolo di Huanfan. Ha tradotto vari testi, fra cui il Siksha Samuchaya, The Companion of Trainings, quindi la raccolta dei vari trainings, The Sutra Teachings, The Karmic Path of the Ten Non-Virtues, quindi gli insegnamenti dei sutra che riguardano i sentieri karmici delle 10 azioni non virtuose e delle loro conseguenze e altri testi. Ed era un amico molto amico di Chen Shun, che era un monaco di tradizione giapponese. Perché siamo partiti dalla traduzione cinese? Perché la traduzione cinese potrebbe essere addirittura precedente alla traduzione tibetana di questo testo, dei 50 versi dedicati al guru, e la traduzione tibetana risale a Rinchen Zampo. Quindi siamo partiti da quella cinese perché molto probabilmente è la prima traduzione di questo testo dal sanscrito in un'altra lingua. Quindi la prima traduzione di Ravi Kirti, di questo maestro, è una traduzione dal sanscrito al cinese. Questa potrebbe essere la prima traduzione di questo testo. Dei 50 versi dedicati al guru o che riguardano il guru, il tema del guru. Invece, per quanto riguarda la traduzione in tibetano, secondo l'edizione del Tenjur di Dege, questo testo è catalogato come D3721, ripeto, D3721. L'autore, questo testo è attribuito ad Aspagoscia ed è stato tradotto dall'indiano, dal Kenpo, dall'erudito indiano Padma Karavarma e dal bhikkhu, dal monaco Rinchen Zampo. Questi due hanno discusso sulla traduzione e sono arrivati a una conclusione comune e questa è la traduzione che loro hanno approvato. Sembra esserci anche una seconda, più tarda traduzione da parte di Chak Lozawa, un altro maestro. Nel commentario da parte di Jetsun Kapa sul testo delle 50 stanze che riguardano scusate, il rapporto con il guru, nel commentario di Dzogchen Kapa c'è scritto, si parla anche di un'altra traduzione da parte di Chak Lozawa. Lozawa significa traduttore. Chak è un nome che in realtà può indicare due persone, non importa quale di queste due si tratti, comunque quello che è certo è che nel testo di Dzogchen Kapa si parla di un'altra traduzione più tarda da parte di Chak Lozawa.
Quindi, riassumendo, in tibetano noi abbiamo due traduzioni di questo testo, uno da parte di l'erudito Rinchen Zampo e l'altro, un altro da parte di Chak Lhotsawa, il traduttore che si chiama Chak. Oltre a questo abbiamo anche un commentario indiano da parte di Go Lhotsawa Shonupal. E il titolo di questo commentario è Commentario dei punti difficili per quanto riguarda il servire il guru nel rapporto con il guru. Quindi abbiamo due testi, due traduzioni in tibetano e un commentario sanscrito, dal sanscrito, che riguardano questo testo. Karmapa dice che questa seconda traduzione da parte di Chak Lhotsawa non l'ha ancora vista, non ha ancora avuto la possibilità di vederla. Quindi nel Tenjur noi abbiamo il testo sui 50 versi che riguardano il guru e poi abbiamo un commentario sanscrito tradotto in tibetano, un commentario tradotto, scusate, da Go Lhotsawa Shonupal che si intitola Commentary on the Difficult Points of Serving the Guru, quindi il commentario sui punti difficili che riguardano il servire il guru. Quindi abbiamo sia il testo radice che il commentario in tibetano. E ora c'è un punto abbastanza delicato che è quello di capire chi ha scritto questo commentario, cioè l'autore del commentario sanscrito. Allora, qualcuno dice che l'autore è il Pandita Nakhi Rinchen. Ma quello che c'è scritto nel colophon del commentario, nel colophon del commentario ci sono queste seguenti parole. Questo commentario sui punti difficili che riguardano i 50 versi sul rapporto con il guru è completato con alcune parole che sono state trovate grazie alla gentilezza del grande pandita, del grande erudito Pal Nakhi Rinchen, che veniva dall'India dell'Est. Shonu Rinchen Pal ha tradotto questo testo nel famoso ritiro che si trova sopra il tempio. Che cosa significano queste parole? Queste parole ci dicono che in realtà lui ha avuto la possibilità di imparare il sanscrito attraverso la gentilezza di Nakhi Rinchen. Non ci dice che Nakhi Rinchen è l'autore del commentario. Poi abbiamo un altro contributo che riguarda Shamar Chöki Drappa. Dalla sua biografia su Go Lhotsawa, The Supreme Spreading Tree of Precious Qualities, in questo testo, che significa l'albero supremo nella diffusione delle preziose qualità, in questo testo c'è scritto che il commentario sui punti difficili che riguardano il testo delle 50 stanze sul rapporto con il guru, non ha un colophon, cioè non ha una firma, una chiusura. Quindi sembra che l'autore sia sconosciuto. Questa è un'altra informazione che ci è arrivata attraverso Shamar Chöki Drappa. Quindi, riassumendo questo punto abbastanza delicato, noi abbiamo un commentario in sanscrito, scusate, un commentario tradotto in tibetano dal sanscrito sul testo delle 50 stanze dedicate al guru. Il traduttore di questo commentario è Shonu Rinchen Pal, che ha imparato il sanscrito da Pandita Nakhi Rinchen. Ma questo non dice che Nakhi Rinchen è in realtà lo scrittore di questo commentario sanscrito, ma ci dice solamente che il traduttore tibetano ha imparato da Pal Nakhi Rinchen un po' di tibetano, un po' di sanscrito.
Quindi in realtà non si sa chi sia il traduttore, colui che ha scritto questo testo in sanscrito. Un'altra prova di questo viene dal quarto Shamar Rinpoche, Choki Trappa, che era discepolo diretto di questo Lhotshawa, Shondo Rinchenpalla, e anche in questo, nella sua biografia riguardo a Shondo Rinchenpalla, il quarto Shamar Rinpoche dice che non c'è un sigillo, non c'è una firma su questo commentario. Ecco, spero di essere stato chiaro. Quindi, dice il Karmapa, mi sembra che il testo citato sia diverso da quello che è stato tradotto da Rinchen Sampo. Questo mi sembra chiaro dai commentari di Jetson Kapa, Tarchen Losal Jamso e altri. Mi sembra chiaro che non hanno letto questo commentario indiano. Quando Tson Kapa aveva 59 anni, nell'autunno del 1415, Drapa Jalsen, Drapa Jalsen ha invitato Tson Kapa e altri 200 discepoli tu Onji Tashi Doka, e mentre stavano lì, Go Lhotshawa Shonupal ha incontrato per la prima volta questo testo dei 50 versi dedicati al guru e l'altro testo che è la spiegazione delle cadute della rottura del Samaya. Questo è chiaro dalla biografia di Shamar Rinpoche che riguarda la vita di Go Lhotshawa. Quindi mi chiedo se Go Lhotshawa ha tradotto questo commentario sui punti difficili che riguardano le 50 stanze dal testo di cui parlava Tson Kapa. Quindi mi chiedo, dice il Karmapa, se Go Lhotshawa ha tradotto questo commentario sui punti difficili che riguardano le 50 stanze del rapporto con il guru da Tson Kapa stesso, o meno. Questo è quello che mi chiedo, dice il Karmapa. Quindi fra le copie più antiche e più conosciute di questo testo, sulle 50 stanze che riguardano il rapporto con il guru, sicuramente quella più conosciuta, una di quelle più conosciute è quella di Jetsun Drapa Jalsen, che si intitola Elucidating the 50 Verses on the Guru, delucidazione dei 50 versi che riguardano il Guru. Poi ce n'è un'altra di Drogon Chogyal Pappa, A Summary of the 50 Verses on the Guru, un riassunto dei 50 versi sul Guru. Poi ce n'è un'altra che è attribuita a Ngo Shedan Dorje, che è il figlio di Marpa. Però questa non sono riuscito a vederla, non l'ho ancora vista. Poi ce n'è un'altra di Tson Kapa che si intitola Fulfilling All the Students' Wishes, An Explanation of the 50 Verses on the Guru, una spiegazione dei 50 versi che riguardano il guru, che è come una gemma dei desideri che esaudisce tutti i desideri degli studenti, degli allievi. Poi ce n'è un'altra del settimo Karmapa, Chodra Jamso, Annotation on the 50 Verses on the Guru, quindi note sui 50 versi che riguardano il rapporto con il guru. Poi ce n'è un'altra che viene da Tarchen Losal Jamso, Opening the Gateway to Precious Accomplishment, a Commentary on the 50 Verses on the Guru. Cioè, come dire, ciò che apre la porta alla preziosa realizzazione, oppure alle preziose realizzazioni, un commentario sui 50 versi del guru, che riguardano il guru. Poi ce n'è un'altra di Lingji Repa, ma non ho ancora visto questo testo.
E comunque ci sono anche altri commentari riguardo a questo tema, e molti di questi commentari appartengono, vengono dalla tradizione Gelugpa. Quindi nel testo di Jetsun Trapa Jalsen, quindi il testo tibetano più conosciuto riguardo a queste 50 stanze, Jetsun Drapa Jalsen dice che ci sono 5 punti principali. Il primo punto è chi ha scritto il testo, il secondo punto è su quale tantra questo testo si basa, perché essendo un testo di Vajrayana, quindi è basato sui tantra, quindi su quale tantra questo testo si basa. Il terzo punto riguarda la ragione per cui è stato scritto questo testo. Il quarto punto riguarda a quale punto deve essere insegnato questo testo, e il quinto punto è un sommario, the summary, dove il testo viene spiegato nelle sue ulteriori parti. Quindi ci sono 5 punti. Il primo di questi punti è chi ha scritto questo testo. Anche qui non è una questione semplice, ci sono diverse spiegazioni per quanto riguarda l'autore di questo testo. Ci sono due versioni principali. La prima attribuisce questo testo ad Aspagoscia, e la seconda tradizione attribuisce questo testo al maestro Bavilà. Addirittura c'è qualche studioso che dice che Asvaghosha e Bavilla sono la stessa persona, ma secondo le mie ricerche, dice Sua Santità il Karmapa, è meglio mantenere una visione in cui questi due nomi si riferiscono a due persone diverse. Qualche erudito studioso giapponese fa notare questo, che in realtà nel verso 49 si parla del come dire, di un termine che mantra che appare solamente dopo la diffusione dell'insuperabile Yoga Tantra. Il verso 49 dice: rendi gli allievi dei ricettacoli degni, insegnando loro mantra, eccetera, e fa recitare loro e memorizzare i 14 versi che riguardano la rottura dei voti del Samaya. Quindi questo indica che il testo dei 50 versi che riguardano il rapporto con il guru deve essere necessariamente stato scritto dopo la diffusione dell'insuperabile Yoga Tantra, degli insegnamenti Vajrayana. Aspagoscia invece è vissuto, secondo alcuni, nel secondo secolo d.C., secondo altri nel quinto, sesto secolo d.C., e quindi in un periodo precedente alla diffusione del Vajrayana. Quindi in realtà sembra difficile che Aspagoscia possa essere l'autore di questo testo. Jetsun Trapa Jalsen, che è uno dei cinque padri della tradizione Sakyapa, nel suo testo Elucidation of the 50 Verses on the Guru, dice: il maestro che ha scritto questo testo è conosciuto come Bavila, la sua casta era quella del re Chandra. Lui ha rinunciato al potere reale, è diventato monaco nel monastero di Nalanda, nell'università di Nalanda. I suoi guru erano Jetari e Sudana. È diventato un grande pandita, ma gli fu negata la possibilità di ricevere il titolo, e quindi, perché ha avuto sembra delle discussioni con dei panditas nell'università, e quindi ha lasciato l'università ed è andato nel Bengala, nella zona del Bengala a est. Qualcuno dice che in realtà era un erudito non buddista che viveva nella zona vicino al Bengala, e vicino al Bengala c'era una statua di Tara, Tara of the Land, la Tara della Terra, che era stata costruita da Chandragomi ed era stata fatta di sabbia.
Questo maestro era andato a rendere omaggio a questa statua e mentre era lì è arrivata una nave da un channel ground, da un alto terreno di Ishvara, dalla foresta di Ishvara, è arrivato sull'isola di Ciuta. Questa isola era abitata da alcuni esseri particolari che avevano soltanto una gamba. Ed erano, poi vediamo nelle note, aggiungerò una ricerca riguardo a questo, e avendo soltanto una gamba, per poter muoversi e camminare, dovevano arrangiarsi a coppie, potevano camminare solamente in due. A causa di questa peculiarità, quando questi esseri hanno visto questo maestro, questo essere umano che si chiamava Bavila, che aveva due gambe. Allora, quando hanno visto Maestro Bavila con due gambe che veniva dal continente che si chiamava Jambudvipa, lo presero con loro. Quindi questo maestro trascorreva tutto il suo tempo praticando la meditazione, ma a un certo punto si rese conto che in realtà su quell'isola non poteva essere di beneficio agli esseri, quindi ha sviluppato il desiderio di ritornare nel suo paese, ma non c'era possibilità per lui di andare. Quindi ha scritto una preghiera a Tara, una preghiera di supplica a Tara, e una notte ha avuto un sogno di buon auspicio. Durante questo sogno le istruzioni che gli sono arrivate da Tara sono le seguenti e Tara gli disse di tenere a mente la sua terra, la terra di origine, e di addormentarsi con la testa rivolta in quella direzione, recitando preghiere di buon auspicio e poi quando si sarebbe risvegliato in quella terra, nella sua terra di origine. Lui ha fatto questo e poi si svegliò e ha scoperto che in realtà si era trovato dall'altra sponda dell'oceano ed era in un qualche modo, miracolosamente, ritornato a casa. Una volta tornato lì, il maestro è tornato all'università di Nalanda, solamente che era passato un po' di tempo e, come dire, i vecchi eruditi, i vecchi pandita avevano lasciato il corpo e i loro allievi, avevano a loro volta raggiunto il livello completo di panditas. A quel punto nella sua mente era sorto il pensiero, purtroppo è scaduto il periodo in cui io posso essere di beneficio agli esseri. A causa di questo pensiero si arrabbiò molto e ha intrapreso un esercizio, una pratica per provocare un terremoto, recitando il mantra delle 7 sillabe che si trova nel 41esimo capitolo del Tantra di Chakrasamvara. A causa di questo ha scatenato questo terremoto che ha distrutto la sua stessa casa e anche le case altrui e in questo modo purtroppo ha causato la morte di parecchi esseri, parecchie persone, umani e anche animali. Dopodiché ha avuto un sogno in cui Tara gli dava delle istruzioni dicendogli un praticante Mahayana ha lo scopo di essere di beneficio agli esseri, ma tu in realtà hai ucciso molti esseri senzienti, quindi a causa di questo rimane nel tuo mindstream, nella tua mente. Devi confessare. Quindi hai abbandonato, hai perso la bodhicitta, la motivazione per il risveglio, la gentilezza amorevole nei confronti di tutti gli esseri e questo deve essere confessato e purificato.
Quindi ha pensato di dover confessare le azioni negative commesse e tutto il karma negativo accumulato. E quindi ha pensato: dov'è che posso andare a fare queste pratiche? Allora ha pensato di andare nella Wutai Shan in Cina e di confessare queste azioni negative a Manjushri. A questo punto Tara gli dice: no, non è questo quello che tu devi fare, devi recitare un sacco di mantra per purificare le azioni negative commesse. Quindi Tara gli dice: tu devi purificare tutto questo danno che hai recato agli esseri attraverso la recitazione di mantra e devi scrivere dei testi e dei commentari che siano di beneficio alle persone che entrano nel Vajrayana. E quindi Tara gli disse: tu devi scrivere due testi, i 50 versi che riguardano il rapporto corretto con il guru e un altro testo è quello come purificare le cadute, le rotture del Samaya. How to purify the root verses, the root downfalls of Samaya. Questi sono i testi che Tara gli ha chiesto di scrivere per il beneficio delle persone che entrano nel Vajrayana. Quindi Bhavila scrisse questi testi, i 50 versi che riguardano il rapporto con il guru, poi questo testo che riguarda come purificare la rottura dei voti del Samaya. Oltre a questo ha scritto anche altri testi. Ha scritto anche dei commentari per quanto riguarda l'iniziazione di Vajrapani, per quanto riguarda la pratica di Sussiddhikara, poi the Adibodhi of Vairochana, quindi la pratica di Vairochana, l'unione di tutti i Buddha, i quattro sigilli, Vajradakini e Chakrasambhara. Un altro dei nomi attribuiti a Bhavila era colui che ha tre divinità e le tre divinità sono riferite a Chakrasambhara, Attara e Achala. Allora, le tre divinità sono Chakrasambhara per la realizzazione di Mahamudra, poi Tara per rimuovere gli ostacoli esterni. E poi Achala per gli ostacoli interiori, quelli interni. Inoltre c'è un altro grande maestro che si chiamava Manjushri Kirti e anche lui ha scritto un testo su The Root Verses E poi c'è un altro maestro indiano, Manjushri Kirti, che ha scritto The Root Causes of Downfalls of Samaya, e quindi un testo che riguarda le cause radici per la rottura del Samaya. E poi c'è un altro testo del terzo Karmapa Ranjun Dorje, che è basato sul testo di Manjushri Kirti. Quindi sia Manjushri Kirti, che il maestro Bhavila erano conosciuti per essere molto, veramente molto eruditi. Quindi, concludendo, secondo il commentario di Jetsun Trapajalsen, l'autore è Bhavila, che è comunque ricordato da tutti come uno dei più grandi eruditi della tradizione indiana. Quindi, riassumendo, per quanto riguarda la versione secondo la quale Ashvaghosha e Bhavila sono la stessa persona, secondo me, per vari motivi, sia storici che biografici, è meglio mantenere una visione in cui sono due persone separate.
E secondo il commentario di Jason Trapajalsen, l'autore delle 50 stanze che riguardano il guru, è questo Pandita Bhavila. Sicuramente più avanti nel corso degli insegnamenti avrò qualcos'altro da aggiungere riguardo a questo punto in particolare. Il Karmapa dice che per oggi è forse meglio concludere qui. Sicuramente è stata una cosa buona quella di riuscire a cominciare, iniziare questi insegnamenti. A volte è difficile iniziare gli insegnamenti perché ci sono degli ostacoli, degli impedimenti. Prima ho avuto un raffreddore e poi non avevo tempo perché ero impegnato, molto impegnato in altre cose, poi di nuovo un raffreddore da cui mi sono ripreso da poco. E ci è voluto parecchio tempo perché, affinché io mi possa riprendere, quindi non ero sicuro di quando avrei potuto riprendere, ma oggi mi sembra che sia andata bene e quindi sono felice, felice di questo. Il Karmapa aggiunge con tono scherzoso, anche solo il fatto che siamo riusciti a iniziare, significa che abbiamo raggiunto metà dell'opera. Quindi ci aspettano circa una decina di giorni, forse qualche giorno in più di insegnamento. E penso che da questo momento in poi non avremo altri ostacoli nel proseguimento di quello che abbiamo iniziato. Quindi per oggi ci fermiamo qui e per cortesia recitiamo la dedica dei meriti e le preghiere di aspirazione. Un grazie particolare a tutte le persone che ci hanno accompagnato nell'ascolto di questi insegnamenti. Mi scuso per ogni errore e imperfezione, e possano tutti gli esseri, a causa di questo lavoro, essere felici e ottenere tutto ciò che desiderano. Vi ringrazio profondamente e ci vediamo presto.